Se vi ricordate, nell'ultimo video abbiamo parlato del quinto libro della Repubblica di Platone. Oggi parliamo del sesto e la discussione tra Socrate e Glaucone riprende esattamente dal punto in cui l'avevamo lasciata la scorsa volta. Se vi ricordate, Platone parla di tre tipi di modalità epistemica o non epistemica, perché il primo tipo, la credenza, è chiaramente una modalità non epistemica, non veritativa. Poi c'è la conoscenza, che è il gradino più alto, e ci dice Platone c'è anche una modalità intermedia che non è né opinione né episteme né scienza, no? Come viene tradotto correntemente, o conoscenza. Ecco, oggi arriviamo a capire qualcosa di più, ragioniamo su quelli che sono i gradi di conoscenza secondo Platone e partiamo però dalla figura del filosofo. Diciamo che il sesto libro della Repubblica è un libro importante, è un libro affascinante, è un libro suggestivo, perché gran parte della fortuna della filosofia, forse la quasi totalità della fortuna della filosofia, è dovuta a questa immagine di filosofia che è tipicamente greca, che è tipicamente mitica, mitologica. Platone ce lo fa capire di continuo: la filosofia non è solamente un mezzo per arrivare a conoscenza, sembra un'entità a sé, sembra un'entità a parte, sembra un qualcosa che ci condiziona, che ci accompagna, una qualcosa di superiore, di divino, un principio divino dell'uomo. E Platone lo ribadirà proprio in questo capitolo parlando del rapporto tra politica e filosofia, ma iniziando soprattutto con la riflessione su chi sia, ancora una volta, questo filosofo, su quali caratteristiche debba avere il filosofo. E qui arriviamo a un tema che sarà importantissimo nel simposio, che è il tema dell'amore. Il filosofo è uno che ama la sapienza, e la sapienza, dirà Platone proprio in questo sesto libro, è quello che ha per oggetto la verità. La via della conoscenza è una via che gode di forma e contenuto, dice Platone, e quando si conosce si ha una sovrapposizione tra forma e contenuto. Questo rimarrà anche nella scolastica medievale, infatti gli scolastici, parlando di conoscenza visibile per esempio, pensano che la vista si immedesimi totalmente con l'oggetto visto, che quindi ci sia un principio che fonda nell'atto di percezione sia il medium che l'oggetto. Ebbene, se questa è la teoria di riferimento, dice Platone, a cosa appartiene la sapienza se non la verità? Quindi il filosofo è un qualcuno che ama la disciplina di ciò che perennemente è, ama l'immutabile, ama l'infinito, ama qualcosa che si staglia in quel mondo che Platone ci chiarirà essere il mondo intellegibile e che è diverso da quello sensibile. L'ama tutta questa verità. Inoltre, questa è una dichiarazione molto bella che fa Platone del filosofo. Un filosofo è colui che ama la disciplina di ciò che perennemente è, che la ama tutta e che ama la verità, la ama tutta, la ama ardentemente, la desidera. C'è davvero una dichiarazione d'amore verso questa verità, e la verità è intesa come sincerità, come allontanamento dal falso. Il filosofo è colui che si allontana dal falso, che non dirà menzogna, che seguirà anche una vita retta. Mai come in questo capitolo della Repubblica si sovrappongono in modo fortissimo la vita, la morale, l'azione e la conoscenza filosofica, la credenza e il modo anche di interpretare il mondo. Platone ce lo fa capire già nei libri precedenti, perché molto spesso utilizza indistintamente, per indicare il mondo delle idee, dei concetti che sono quello di bene, di bello e di giusto. Qui si accompagna un altro concetto, che è quello di verità. Che distinguo c'è tra queste cose? Perché Platone dice che le idee possono essere belle, le idee sono vere, le idee sono giuste? Perché dice tutto questo? E soprattutto perché dice che le idee sono il sommo bene? Perché questo è quello che pensa lui. Quando noi parliamo di bene, quando noi parliamo di giusto, siamo in una dimensione pratica, non siamo in una dimensione teoretico-conoscitiva. Ma allora perché queste cose dovrebbero essere sovrapponibili? Questo è uno dei grandi misteri, no? Se vogliamo, dietro la filosofia di Platone, ma è un mistero anche facilmente spiegabile, perché Platone ha sempre evidenziato
La caratteristica del filosofo, e la Repubblica fa proprio questo, che è quella di governare la città. Il filosofo a livello politico deve governare la città. Quindi il giusto, come abbiamo già detto negli altri video precedenti, se inteso come colui che poi in fondo rispetta il suo modo di essere più peculiare, rispetta la parte dell'anima che più gli appartiene, perché abbiamo parlato di giustizia e virtù, proprio in riferimento alla tripartizione dell'anima, il giusto nel caso del filosofo è colui che adopera l'intelletto per arrivare a conoscenza, quindi adopera l'intelletto per arrivare a cogliere l'idea che è il sommo bene, che è bella perché è perfetta, è armoniosa, è regolare e in qualche modo geometrica, ritorna sempre questo legame, no? Della perfezione geometrica con l'idea platonica, infatti Platone ne fa spesso l'esempio, ed è giusta. L'idea è giusta perché se il filosofo coglie la verità, l'azione che non può essere vera, sarà giusta. L'essere giusti è il corrispettivo dell'essere vero. Se l'idea è vera, il filosofo che la coglie è un uomo giusto. Se l'idea è sbagliata, il filosofo che non la coglie, o semplicemente colui che non desidera coglierla come l'uomo comune, è un uomo ingiusto. Quindi, come vedete, c'è sempre questo legame che è molto pratico e molto pragmatico tra la giustizia o la giustezza, tra il cogliere la verità, cogliere l'idea, cogliere il sommo bene. E qui c'è una dichiarazione d'amore del filosofo verso la verità. E il filosofo, quindi, Platone ci dice alcune cose importanti, privo di piccineria. È colui che, avendo di mira le cose davvero importanti, le verità eterne e mutabili, non si perderà in cose piccole, non si perderà nei trastulli quotidiani degli uomini. E qua dice anche un'altra cosa, arriva a dire un'altra cosa che fa riflettere, perché abbiamo detto la politica, intesa come politeia, rappresenta sia il termine di costituzione statale, sia il progetto politico per far sì che i filosofi poi vadano al potere, e nuclea un po' i principi del filosofo governante, no? E quindi si pensa che il filosofo debba essere accostato fortemente alla politica. In fondo, dice Platone, lo scopo pratico, no, di uno, ve l'ho detto ora, che mira poi a contemplare cose giuste, belle e vere, eterne, belle e vere, e fare cose giuste. Quindi i filosofo che fa cose giuste le fa per governare. Si pensa che a livello pratico lo sbocco naturale della filosofia sia proprio la vita attiva, sia proprio la politica. E stupisce quindi che Platone ci dica una cosa: il filosofo, oltre a distaccarsi da tutti quei trastulli quotidiani che ci riguardano tutti e che a lui minimamente interessano, ha un legame molto stretto con la politica perché se ne distanzia. Il vero filosofo è colui che ha vocazione alla filosofia, e questa vocazione è alimentata dal fatto che non si perde dietro al facile arricchimento, che non si perde dietro alla carriera lavorativa, che non si perde dietro alla carriera politica, perché dice Platone, quando si è tentati da tutto questo, non si ha più la spinta a ricercare questo sommo bene, non si ha più la spinta a diciamo a mitizzare questo mondo delle idee e a cercare di entrare in contatto con le idee, no? Secondo la parola filia, che è anche di filosofia, che è anche una entità di vicinanza, indica un qualcosa di vicinanza. Quindi il filosofo deve distaccarsi dalla politica e concentrarsi alla filosofia. Allora, quando è che si vede il vero filosofo? Il filosofo lo si vede, dice Platone, quando di fronte alle difficoltà continua ad avere come unico scopo quello di portare avanti la filosofia, quello di portare avanti il proprio percorso di ricerca verso il mondo delle idee. E questo è emblematico anche della vita di Platone, no? Perché Platone ce lo descrive sempre Platone nel Fedone, morirà bevendo la cicuta, e muore bevendo la cicuta pur sapendo di poter scappare. Decide, sceglie di fare filosofia proprio per rimanere fedele a questo principio espresso nella Repubblica. Non vi è filosofo se non si conduce una vita filosofica. E questa cosa mi fa riflettere a livello personale, perché io per primo non conduco una vita filosofica, voglio vedere quanti filosofi lo fanno, anche quelli di professione, però io non esercito la professione di insegnante, no? Se si vuole sovrapporre poi la professione, il Beruf, dice Husserl, di filosofo a quello di insegnante, lavoro in un'azienda e ci sono molti al giorno d'oggi, visti i tempi, vista l'epoca in cui viviamo, che in fondo per garantirsi quel sostentamento, anche proprio quelle piccolezze di cui parla Platone in questo sesto libro,
rinunciano magari a una scelta molto più audace, che è quello di seguire i propri principi coerentemente e adoperarsi per vivere una vita in tal senso, adoperarsi per vivere in povertà, adoperarsi per non pensare alla materia. Il filosofo, dice Platone, è colui che è più distante dalla materia, dal materialismo. E quindi è una cosa che mi fa riflettere a livello personale. Però Platone dice anche un'altra cosa, che non c'è pericolo più grande per la filosofia di coloro che si atteggiano a divulgatori, a detentori del sapere filosofico. Non c'è pericolo più grande di coloro che ci fanno capire di essere in possesso di principi non insegnabili, non trasmissibili, perché questa è proprio l'accusa che Platone fa ai sofisti. I sofisti erano i maestri di virtù, gli educatori della polis ateniese. I sofisti in fondo erano detentori di verità che, dice Platone, sceglievano a tavolino, sceglievano questa verità e la mettevano in testa ad altri, sostanzialmente. Quindi Platone condanna fortemente questa atteggiamento e ci ribadisce che il filosofo non deve proclamarsi come detentore di un sapere assoluto. La filosofia è un percorso di ricerca che poi porterà l'uomo a scalare le gerarchie delle episteme e arrivare alla conoscenza noetica, e lo vedremo tra poco. Io però, prima di questo, voglio parlarvi di un'altra metafora, perché dopo tutto questo bel discorso introduttivo che Socrate fa con Glaucone, interviene Adimanto. E come sapete, Adimanto, che è fratello di Platone, uno dei fratelli più grandi, no, di Platone, interviene sempre con un fare molto pragmatico, perché dice a Socrate: guarda Socrate, è tutto molto bello quello che dici, però nei fatti il filosofo è inutile alla società, perché se il filosofo pensa solo a queste cose campate un po' per aria, a queste idee astratte, allora o diventa un mascalzone, perché per campare qualcosa si deve inventare, o se diventa onesto, nel migliore dei casi, è totalmente inutile. E Socrate dice che la società è fatta di disonesti e uomini inutili, e i filosofi li colloca tra gli uomini inutili, e ci fa a tal proposito un esempio legato all'arte nautica, che è una cosa che ritorna molto spesso nei dialoghi di Platone. Basti pensare alla prima e alla seconda navigazione, no, del Teteto, in cui Platone proprio enuncia anche questo principio: la seconda navigazione è quella che si ha senza vele, che si fa con i remi, con la fatica di raggiungere proprio il mondo delle idee. La prima navigazione è quel tipo di navigazione che un po' tutti possiamo fare, a vela, col vento a favore, con molte certezze quindi dalla nostra. Quest'altra metafora nautica che Platone fa nel sesto libro della Repubblica è volta a far riflettere sull'inutilità del filosofo, perché lui dice: immaginate un nocchiero, un grande nocchiero, più grande degli altri, più bravo, più valoroso, più coraggioso degli altri, che guida una nave in tempesta. C'è l'equipaggio, ovviamente, e in questo equipaggio c'è chi vuole rovesciare il nocchiero se le cose vanno male. Allora, questi che vogliono rovesciare il nocchiero, che inculca agli altri principi che ritiene non trasmissibili, che ritiene non ricevibili tramite l'educazione, questo nocchiero può venire anche spodestato, e chi spodesterà questo nocchiero sarà acclamato a sua volta come quello forte, valoroso, quello degno di guidarci. Nella società, quindi nella nave, ci sarà conflitto perenne, ci sarà sempre un moto turbolento che tenderà o a spodestare il nocchiero oppure a tifare per il nocchiero di turno. Quindi Platone descrive un po' la dinamica di tutte le società, anche quelle contemporanee. In questo equipaggio però, dice Platone, c'è chi fa un lavoro diverso: chi guarderà le stelle, chi traccerà la via da seguire scorgendo il moto degli astri, e chi studierà, chi analizzerà la natura per arrivare a tracciare un sentiero, a tracciare un percorso. Questo personaggio nella metafora è il filosofo, e chiede ad Adimanto: tu chi diresti che guida realmente la nave? Il nocchiero valoroso che schiaccia gli altri con la brutalità, con la forza, con l'arroganza, o il mite filosofo che sembra occuparsi di cose inutili, ma senza queste cose la nave non andrebbe lontano? Ovviamente la risposta è il filosofo. Quindi Platone dice: è vero, i filosofi possono sembrare inutili, ma è l'azione del filosofo, è l'azione della filosofia che guida la società. Vedete quanti temi in questo libro ci sono, profondi e interessanti da analizzare, perché se noi pensiamo all'intera storia della filosofia, è quella che poi Hegel dirà addirittura essere filosofia della storia, quindi alla storia declinata secondo l'evoluzione delle idee dell'uomo proprio, e le idee in questo caso sono intese alla Locke, quindi i pensieri dell'uomo,
Se noi pensiamo all'intera storia della filosofia, ci rendiamo conto che in fondo la filosofia ha un legame strettissimo con la storia, che la storia avanza e procede o muta sulla base dei mutamenti filosofici e che la filosofia fa lo stesso anche sulla base delle inclinazioni storiche. Quindi sicuramente c'è un ruolo importantissimo del filosofo, dell'azione inutile del filosofo nel guidare o nel mutare la società. Io tutto questo lo traspongo ai tempi di oggi facendo l'esempio sempre nichilista. Se noi siamo in una società in cui ognuno costruisce un proprio palinsesto, in cui ognuno è verità di se stesso, lo dobbiamo a Nietzsche sostanzialmente, alle filosofie del nichilismo, lo dobbiamo alla fine dell'età della ragione, alla fine del razionalismo. Se ci fosse ancora il razionalismo, sicuramente l'atteggiamento sociale popolare sarebbe mutato. Quindi anche se i filosofi sembra parlino di cose inutili, spesso nella società i nostri atteggiamenti, diciamo l'intero umore della società, l'intero essere fluido della società, deriva proprio da un pensiero filosofico di fondo, da una filosofia del mondo che appartiene a ogni epoca e che la muta, la cambia e la rende differente rispetto a quelle precedenti. Quindi Platone coglie un punto importantissimo, perché con la metafora del nocchiero ci dice che nell'inutilità il filosofo incide fortissimo nella società e soprattutto incide più del nocchiero. Ora Platone dirà poi altre cose ancora sui sofisti, sui filosofi, sulle caratteristiche che devono avere i filosofi, però io vi vorrei far riflettere direttamente sull'ultimo punto del sesto libro, dopo aver parlato delle costituzioni degne della filosofia, e ovviamente la costituzione più degna per la filosofia è lo stato retto dai filosofi, e dopo aver ribadito che i filosofi devono governare e che i filosofi pensano alle cose che sono e quindi non hanno tempo di pensare a quelle degli uomini, dice Platone. Pensano ad oggetti ordinati, invariabili, costanti che non fanno ingiustizia e quindi anche loro saranno ordinati, saranno costanti e tenderanno a non fare giustizia. Mi piace questa proprietà transitiva che si traspone dal mondo delle idee a quelle delle cose. Platone analizza infine la conoscenza. Allora, cosa intende Platone per conoscenza? Ci sono due versioni sostanzialmente, una è riportata proprio nel sesto libro della Repubblica, l'altra è riportata nel Teeteto. È importante la conoscenza perché è proprio questo approccio alla conoscenza che distingue il filosofo dall'uomo comune. Abbiamo detto nello scorso libro, Platone ha distinto tra l'opinione, la doxa, la filosofia, è una cosa intermedia, non qualcosa che sta in mezzo tra l'opinione e la filosofia. Noi potremmo intenderla, ve lo anticipo già questa cosa, di mezzo come il modo di fare tipico delle scienze naturali, ed è un argomento molto attuale di conseguenza. Allora, la prima versione che Platone racconta della Repubblica ha a che fare con questa tetrapartizione della conoscenza, e la seconda versione che Platone elabora invece nel Teeteto, con il dialogo successivo, ha a che fare con un argomento più sottile, perché nel Teeteto Platone si concentrerà sulla parola logos e arriverà a dire che la conoscenza è ciò che sfrutta il logos, è ciò che mira al logos. Il logos non è l'egein, non è il discorso, e afferisce al discorso in quanto logos, quindi la radice etimologica è quella di discorso, però è un qualcosa di immutato, di invariabile, che sta dietro le cose e le dona un principio unitario. È proprio da quest'idea del teteto platonico di logos che poi avrà origine tutta la riflessione filosofica sul principio primo, sul principio di identità, quella che poi passerà attraverso Kant, Hume, Husserl, eccetera. Allora, in questo libro però Platone ci racconta di questa tetrapartizione, invita Glaucona di Manto, Socrate, a dividere un segmento in due parti ineguali. Perché ineguali? Perché ovviamente la prima parte, che è quella lui chiama del mondo sensibile, no? Il mondo sensibile è il mondo della doxa, per l'appunto, la prima parte è la parte più abbondante, quella che ci riguarda tutti in quanto gli uomini, e quella che sfruttiamo anche di più nel quotidiano. La seconda parte, che lui invece chiama mondo intelligibile, episteme, quindi distinguendola dal mondo sensibile, è quella che riguarda pochi, riguarda chi ricerca la verità e lo fa a partire da ipotesi certe per arrivare
non al principio, ma a conclusioni probabili, dice lui, e soprattutto chi tenta di arrivare al principio sommo. Qual è la differenza? Allora, immaginiamo questa linea retta divisa in due, mondo visibile a sinistra, mondo intellegibile a destra. Il mondo intellegibile è il mondo delle idee, è un mondo iperuranico, un mondo che sta sopra il nostro, che non ha alcun tipo di legame apparente con il nostro. Il mondo visibile è quello che guardiamo tutti i giorni. Allora, dice Platone, nel mondo visibile come ci comportiamo nei confronti degli oggetti? Possiamo comportarci sostanzialmente in due modi. Uno è la modalità dell'eikasia, dell'immaginazione, quindi noi possiamo vedere semplicemente, e qui ribadisce Platone il ruolo primario della vista, una cosa tipica greca che poi apparterà alla scienza, all'Occidente contemporaneo, noi possiamo vedere le ombre, i riflessi, le immagini delle cose e basta, limitarci a questo. Quindi l'eikasia è un tipo di conoscenza totalmente sensibile che riguarda gli oggetti che ci stanno intorno. Il secondo tipo di conoscenza viene detta da Platone credenza, pistis, quindi c'è l'eikasia e la pistis. La credenza è proprio quella opinione poi che ha discusso Platone nel quinto libro. Vi ricordate, opinione, conoscenza certa e qualcosa in mezzo. Allora, la credenza è questa opinione che abbiamo un po' tutti, quindi non solo ci limitiamo tramite l'eikasia a sfruttare la facoltà immaginativa per guardare le ombre, guardare le figure, gli oggetti intorno a noi, ma sviluppiamo delle credenze su questi oggetti. Queste credenze non hanno alcunché di vero, quindi sono cose che ci vengono immediatamente, istintivamente guardando il mondo, oppure soprattutto in modo ben più pericoloso, e lo vedremo con la metafora della caverna nel settimo libro, sono cose che ci vengono da ciò che è detto dall'autorità, da ciò che è detto da altri. Quindi eikasia e pistis, immaginazione e credenza. Questi occupano gran parte del segmento della retta e occupano l'intero spettro di quello che è il mondo visibile. Mentre passando al mondo intellegibile, Platone distingue due facoltà, la dianoia, dice lui, e la noesis. Allora, che differenza c'è tra queste due? Vi dico già che la dianoia è proprio quella conoscenza di mezzo che Platone aveva indicato tra la credenza, l'opinione e la conoscenza certa. La noesis è quella conoscenza certa, invece, che dovrebbe essere il punto finale di approdo del filosofo. Quando si arriva a ottenere questa conoscenza, quindi quando si arriva a possedere l'idea, secondo una visione che sarà molto criticata da Heidegger, la filosofia ha terminato il suo compito. Ovviamente non riusciremo mai ad arrivare a questo scopo, ed è per questo che la filosofia è un percorso, è un cammino. Che differenza c'è? Innanzitutto vi invito a notare che una componente base di queste due parole è noesis, che deriva da nous, che è l'intelletto. Il nous viene introdotto come concetto da Anassagora dell'antica Grecia e ha già una funzione ordinatrice, quindi Anassagora pensava che ci fosse questo nous, questo intelletto ordinatore, che sarà altrettanto importante in Aristotele, lo sarà poi in Avicenna, in Averroè, nei commentatori di Aristotele, e che in Platone assume proprio la funzione di funzione conoscitiva massima. Quindi nous è la funzione conoscitiva massima, la dianoia, nonostante ha un legame con l'intelletto, perché ricordiamoci, facciamo sempre parte in questo caso del mondo dell'intellegibile, la dianoia ha un legame, ma allo stesso tempo non arriva a dire verità. Come possiamo fare un esempio pratico? L'esempio pratico della dianoia, ve l'ho già detto prima, sono le scienze naturali, sono la geometria, la matematica. Platone fa l'esempio della geometria perché era una cosa che conosceva benissimo, era anche lui un matematico, un geometra. E che esempio possiamo fare? Quando il geometra vuole disegnare un quadrato o ragiona, calcola sulla base di alcune misure i lati del quadrato, calcola l'area, eccetera, quindi quando fa tutte le sue cose da geometra, pensa a un'immagine che poi è l'idea, no, del quadrato, una cosa che non è mai declinabile negli aspetti particolari contingenti dei vari quadrati che andremo a disegnare sul foglio, un qualcosa che sta al di là, da cui però tutti attingiamo, e Platone nel Menone ci dirà che attingiamo perché ci ricordiamo, no, dopo essere stati nell'aldilà e esserci reincarnati, ci ricordiamo di questa idea e la riusciamo a disegnare, in poche parole. Quindi il geometra disegna un qualcosa, un'immagine, e si ritorna all'eikasia, che
simile a quell'idea, ma non è quell'idea. Sulla base di queste immagini, però, il geometra è in grado di elaborare dei calcoli, quindi è in grado di dire qualcosa di più oggettivo di una credenza, e sulla base di questo è in grado di arrivare a conclusioni. Ora, come tipicamente del modo di fare scientifico, le conclusioni nella scienza, nella geometria, nell'aritmetica, partono da ipotesi, ci dice Platone, ma le conclusioni non sono mai vere o certe quanto le ipotesi. Quindi qual è la conseguenza? Che come se, nella capacità osservativa scientifica io arrivo a leggi universali sulla base di ipotesi e osservazioni, così nella geometria, nella matematica, sulla base di ipotesi arrivo a conclusioni che però potrebbero essere confutate, smentite. Magari ho sbagliato un procedimento che mi porta dall'ipotesi alla conclusione, magari ho assunto delle cose che non dovevo assumere, quindi impropriamente. E la storia della scienza, anche della matematica e della geometria, è piena di questi eventi. Quindi ci dice Platone, la dianoia è sì conoscenza, però non è conoscenza certa, non è opinione, non è noesis. La dianoia è qualcosa che ci fa arrivare al principio ultimo, diciamo, che la conclusione non è la premessa originaria, il principio sommo da cui scaturisce tutto, da cui scaturiscono le idee, eccetera. Quindi la conoscenza dianoetica è la conoscenza del professionista, è la conoscenza di chi fa scienza, la conoscenza di chi fa geometria, di chi fa matematica. Partendo da ipotesi arriva a conclusioni, però queste conclusioni, dice Platone, non possono ritenersi vere. Per quale motivo? Perché, come abbiamo detto, facendo l'esempio del geometra, queste ipotesi sono elaborate sempre sulla base di una rappresentazione immaginativa di idee che non corrisponde all'idea stessa. Quindi il problema sta sia nel procedimento che nelle ipotesi. Io, figurandomi l'immagine di quadrato, disegnandola sul foglio, mi allontano già da quel mondo di perfezione che è il mondo delle idee, perché il mondo delle idee non lo posso né rappresentare né posso parlare. Parlarlo o quindi raccontarlo, eccetera. E quindi il problema sta sia nelle premesse che nelle conclusioni. E il tipo di conoscenza che forse è tipicamente la più tipica umana è quella che appartiene, appunto, detto lo scienziato, ed è quella che si deve rendere conto, dice proprio Platone, della sua limitatezza, della sua contingenza. Anche questo tipo di conoscenza ha un limite, che invece non sarebbe presente nella conoscenza noetica. La conoscenza noetica è la conoscenza di colui che arriva a separarsi del tutto da questa rappresentazione immaginativa, da questa eicasia, quindi non sfrutta più la vista, l'udito, i sensi, l'eicasia per arrivare a delle conclusioni probabili, ma sfrutta altre facoltà. Poi vanno capite quali sono queste facoltà. Platone in fondo non ce lo chiarisce mai del tutto, Aristotele tenterà di approfondirlo. Altre facoltà che sono le facoltà noetiche, intellettive pure, la parte più alta dell'anima, per arrivare a vedere, a scorgere queste idee. E qui si potrebbe aprire tutto un dibattito sul fatto che le idee non possano in fondo essere viste. Heidegger era proprio di questo avviso, infatti Heidegger utilizzerà, mutuando dal cristianesimo, un altro termine che è quello di parusia, di quello di vicinanza, come sia parusia del divino, vicinanza al divino, così il filosofo non può in fondo possedere le idee, vederle, no? Nel senso anche husserliano, anche Husserl credeva in questa cosa, ma il filosofo può avvicinarsi alle idee, quindi percepirle come presenti, senza però renderle immagine, senza però ridurle a un qualcosa di presente qui davanti, a un qualcosa di posseduto, no? Platone invece sembra ancora credere nel fatto che questo sia possibile, e quindi la conoscenza noetica, che è la conoscenza filosofica, è quella in fondo che si ottiene tramite il discorso, che però non parte da ipotesi che hanno alla loro base immagini, nuclei di immagini, ma tramite il discorso arriva a purificare il discorso stesso, a estrapolare la parte costante fissa che poi è il principio di identità che sta dietro ai termini che utilizziamo parlando. Quindi in fondo la conoscenza noetica è la conoscenza filosofica perché è discorsiva, ma non è discorsiva nel senso sofistico, non punta a dire che esiste un sapere precostituito, deciso a tavolino, arbitrario, quindi da promulgare all'esterno, ma punta ad avere assenza di sapere e a mirare dritto verso quella parte purificata del linguaggio dove è più probabile si annidino le idee, perché le idee hanno un qualche collegamento in fondo col linguaggio. I termini che utilizziamo, le parole, ci ricorderà Platone, sono immagini delle idee perché noi ci ricordiamo di queste idee, quindi ci viene naturale utilizzare
utilizzare questi termini, ad esempio il termine quadrato, pensando all'idea quadrato, anche se non l'abbiamo mai visto, né potremo mai vederla, l'idea di quadrato. Solo quando moriremo attingeremo al mondo delle idee. E chiudo questa esposizione della teoria della conoscenza platonica, che ci porterà poi nella caverna di Platone, la parte più bella ovviamente della Repubblica, più affascinante, per raccontarvi anche di un'altra immagine. Vi ho parlato prima di questa figura mitica, no? Del filosofo, di questo tratto mitico che Platone disegna appunto nella Repubblica. E questo tratto mitico ha a che fare ancora una volta con la facoltà, come abbiamo detto, del filosofo di puntare a questa conoscenza noetica, distaccandosi dalla politica e dalle faccende degli uomini comuni. Allora ci vuole un qualche principio che animi questo filosofo, e in parte Eros, che nel Simposio ci ricorda Socrate con le parole di Diotima, essere figlio di Poros e Penia, intelletto e povertà. Quindi è in parte Eros, questo principio che porta questa pulsione, Freud direbbe questa sublimazione della libido, che porta, no, l'uomo ad andare verso le idee, è in parte un principio di coscienza, e qui si ha ancora una volta il richiamo al daimon platonico, che io ritengo una delle cose più affascinanti, più in ombra del pensiero di Platone, più oscure. Questo daimon, che è inteso non nell'accezione negativa cristiana, è inteso ovviamente come veniva inteso in Grecia. Il demone era un qualcosa che andava a collocarsi a metà tra il mondo sensibile e il mondo intellegibile, e torniamo sempre a questa suddivisione platonica, no, della retta. Il daimon in questo caso è un principio di coscienza, e ce lo ricorderà nell'Apologia di Socrate e Platone, che diceva a Socrate soprattutto cosa non fare. Ricordava Socrate di fermarsi quando era tentato di fare qualcosa che andava contro al principio filosofico. E allora questo qualcosa spesso era la politica, perché Socrate era invischiato anche in faccende politiche, era amico di Alcibiade, eccetera, e il daimon lo fermava. Quando Socrate voleva immischiarsi in politica, il daimon diceva: no, fermati, continua la tua via filosofica, continua a seguire questo sogno di raggiungere la conoscenza perfetta, non ti invischiare nelle faccende degli uomini comuni. Il filosofo nella sua inutilità sarà più utile così alla società del nocchiero della nave in tempesta, quello di cui abbiamo parlato prima. E allora c'è alla base della filosofia, e questo è un grande tema, una grande costante che Foucault racconta molto molto bene, per esempio nella Storia della follia, c'è una scelta etica, c'è un voler mettere in disparte la sragione, anche la sragione dell'opinione comune, perché anche quella è una forma di sragione, quindi la sragione della politica, del sofismo, della filodossia, per inseguire la ragione, la purificazione del logos, del discorso che porta al principio primo, al principio unico. E questa è una visione che a me piace tantissimo, una visione molto bella, è una visione che ha a che fare davvero con l'etica, più che con la conoscenza. E ancora una volta, come vedete, si sovrappongono i termini, i piani, il giusto con il bene, il bello con il vero. Le idee vere sono anche belle perché sono perfette, armoniose e immutabili, e l'azione giusta si ha solo quando si punta alla verità, quando si punta al sommo bene, che sono le idee. Fatemi sapere voi che ne pensate di questo libro stupendo della Repubblica di Platone, e andremo ora, io spero entro il termine dell'estate, a finire la Repubblica col libro 7°, 8°, 9° e 10°. Insomma, lasciatemi i commenti, mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie.